parliamo di maculopatia. La maculopatia è una patologia della retina, della zona maculare, che è la zona più importante dell'occhio e che permette la funzione visiva, in quanto tutte le informazioni visive vanno nella macula. La macula prende queste informazioni e le trasmette al nervo ottico che le porta al cervello. Ebbene, la vita media si è allungata. I pazienti arrivano tranquillamente a 80, 85, 90 anni e la funzione visiva è molto importante. Vedere bene è fondamentale sia per vedere la televisione che per integrarsi, per sentire i telegiornali, per leggere i libri. Il soggetto di una certa età ha una certa sedentarietà. Ebbene, la maculopatia è una patologia che dopo i 60 anni può svilupparsi e quindi progredire portando un abbassamento della visione fino a cecità. Statisticamente il numero dei maculopatici, quindi di questa patologia, è alta. Ebbene, noi potendo fare dei trattamenti possiamo ridurre i problemi derivanti dalla maculopatia. Per oggi c'è un test, che è il test genetico, che noi facciamo sulla saliva del paziente, che permette di fare una predizione, una possibilità di valutare se il paziente, ad esempio col papà o la mamma affetto da tale patologia, ha percentuali statistiche di sviluppare tale patologia. Questo test, nel giro di un mese, dà dei risultati che, insieme associati a un altro test statistico sulle indicazioni del paziente, sulla sua abitudine di vita, sulla sua alimentazione, su fattori tipo fumo, colesterolemia, ipercolesterolemia o altre alterazioni, permettono una prevenzione e una riduzione o un allontanamento nel tempo di tali disturbi. Molti pazienti oggi con questo test, non dico che risolvono il problema, ma sicuramente si portano avanti rispetto ai pazienti che non effettuano questo test. Grazie di aver visitato il mio sito. Se volete, sono a disposizione per dare eventuali risposte o soluzioni se voi mi scriverete sulla mail indicata nel sito. Buona giornata.